percorso segnalato e misurato, 2 km, 5 km, 8 e 12, la variazione si lega al percorso più lungo dove la impossibilità dell'argine. Attenzione ai cancelli. Sì, no, gli piace andare la coppia. Anche perché corre. Sì, sì. Un'altra grande giornata di sport per ricordare un grande uomo di sport come Gianni Vaccari, tanta partecipazione sia alla non competitiva sia alla gara competitiva in sua memoria, a ricordare una persona che ha dato tanto allo sport modenese, soprattutto al podismo, con passione, altruismo, disponibilità e soprattutto anche tanta capacità di aggregare attorno a questo sport centinaia e centinaia di persone. Quindi una bellissima mattinata che ha consentito anche di valorizzare una sport come il podismo assolutamente in crescita e con la possibilità di aggregare tantissime persone di tutte le età e soprattutto di far vivere una bellissima mattinata in memoria di una grande figura del mondo dello sport modenese. Questa mattina qui 43esima corsa della Madonnina, la classica, e per il terzo anno dedicata a Gianni Vaccari, quindi un bel momento, tante persone, 1600 iscritti alla non competitiva, 300 alla competitiva, più tutti i volontari e le volontarie a cui va un grande grazie per aver reso possibile questa manifestazione che sia sport ma anche socialità, stare insieme, incontrarsi, e questo credo che sia un valore aggiunto fondamentale. Quindi il ricordo anche di tutto quello che Gianni Vaccari ha fatto per il movimento podistico, ma non solo, ricordiamo anche il suo impegno per la bici con la 4. Mi unisco veramente al suo ricordo e un ringraziamento ancora a tutti i volontari che permettono questo, così come tanti altri appuntamenti del nostro sabato e domenica. È andata molto bene, percorso bello, non c'era traffico, aria pulita finalmente dopo tanto tempo. È una bella corsa organizzata bene, un amatore comunque, anche se le corse qua in zona pian piano stanno incominciando così a scomparire, questa rimane un appuntamento comunque imperdibile. Davide Corrado. Da panico oggi è andata male, ho sbagliato colazione, ma sempre bello correre. Beh, è una tradizione. Il percorso è sicuramente bello, è abbastanza vario, adesso io ho fatto il corto perché oggi andava bene così,
però è un bel percorso fuori dal, anche dal traffico, insomma. Il buddismo è lo scaricarsi e comunque ritrovare se stesso tranquillamente nel momento in cui sono raccarichi di tensione durante la settimana. E quindi è sicuramente un'ottima soluzione per stare in salute, insomma. Io vado a snow, quindi pratico principalmente trail, quindi corsa su montagna o sul sentiero, e sì, però insomma non disdegno neanche questi tratti. Sì, questi sono scarichi, allenamenti, sono cose anche per stare in gruppo, insomma. Roland Slachter della Polisportiva San Damaso, stamattina giornata anche un po' in preparazione della corrida, non troppo freddo, gara perfetta secondo me, in progressione, bella partecipazione. Roberto Murciano dell'Atletica Reggio, è la prima volta che gareggio su questo percorso, gara molto bella, organizzata molto bene dai ragazzi di Modena, giornata fresca ma perfetta, il clima era perfetto. Roberta Mantovi di Modena Runner Club. La classica della Nuova Donnina è sempre bellissima, anche perché è una volata di 10 km e quindi ognuno credo che dia al massimo. Siamo stati anche molto fortunati perché eravamo forse non tantissimi, ma il livello era veramente molto alto, grandissimi atleti, uno sprint incredibile, una giornata fantastica, direi che di più non si possa chiedere agli organizzatori e che ci ha fatto passare una bellissima giornata. Elisa Fontana, formiginese, bene, è andato tutto bene, bel giro, sono andata regolare, diciamo, dall'inizio alla fine e l'organizzazione è perfetta. Ma no, secondo me è andata bene così oggi, potevo fare un po' di... no, potrò far meglio fra un mesetto o due, adesso va bene così.